E bentornati o benvenuti se è la prima volta che siete qui. Siete su Champions, la prima rubrica di Story of Legends, il canale delle biografie. Che cosa facciamo noi? Noi raccontiamo storie di grandi campioni dello sport o di grandi divi dello spettacolo. Tutto questo con lo scopo unico di intrattenervi, di farvi compagnia. Nel video di oggi, una vera leggenda. Sapete, quando si parla di portieri, anche se ce ne vengono in mente tantissimi davvero molto molto forti, ce ne sono soltanto due che vengono fuori prepotentemente dagli echi del passato. Uno si chiama Yashin, il grande ragno nero, il portiere più forte di tutti i tempi, l'unico nella storia del calcio a vincere il pallone d'oro. L'altro si chiama Dino Zoff. Nasce a Mariano del Friuli il 29 febbraio del 1942. È figlio di contadini, papà Mario e mamma Anna. Gli impartiscono un'educazione severa, insegnandogli l'importanza dei sacrifici e dei valori. Piccolo Dino sogna di diventare un giorno un portiere, ma intanto studia e aiuta suo padre nei campi. Poi si vedrà. Da adolescente inizia a lavorare come meccanico e intanto gioca fra i pali delle giovanili della Marianese, la squadra del suo paese. Quel ragazzo ha qualcosa di speciale e se ne accorgono anche Inter e Juventus, che a 14 anni gli fanno fare un provino. Ma Giuseppe Meazza e Renato Cesarini, i referenti dei due club, lo scartano perché è troppo gracile e basso per fare il portiere. Dino è alto infatti appena 1,60 m. Ma da buon friulano, Zoff parla poco, lavora duro e non si abbatte. Un ruolo chiave ce l'ha la sua nonna Adelaide, che oltre a dargli dei buoni consigli, con una dieta a base di uova, unita al suo sviluppo, riesce a far crescere il ragazzo di ben 22 cm e diversi chilogrammi di peso. Dino è alto ora 1,82 m e pesa 75 kg, una bestia. E nel 1961 arriva così per lui la chiamata dell'Udinese, la squadra più importante della sua regione. Si spalancano così le porte del calcio professionistico e anziché un bravo meccanico, il figlio di Mario e Anna diventerà un calciatore, come sempre aveva sognato. Gli inizi però sono tutt'altro che semplici. Il debutto in Serie A, in particolare, è da dimenticare. Il 24 settembre del 61 a Firenze, il tecnico Luigi Bonizzoni lo lancia titolare a 19 anni e mezzo, ma l'Udinese prende 5 gol dalla Fiorentina. Ricordo che nella partita d'esordio di Muslera, con la maglia della Lazio, che per lui finì allo stesso modo, pensai, cavoli, deve essere veramente dura da digerire, però Muslera, tu sei bravo, insisti. Persino a Zoff andò così. Chissà se c'è stato qualcuno che gliel'ha detto quel giorno. Comunque Dino commentò quel momento così. Ricordo che andai al cinema qualche giorno dopo. Nell'intervallo c'era la settimana Icom. Fecero vedere i gol di quella partita e io sprofondai sotto le poltroncine. Zoff è frastornato e la stagione dei friulani è fallimentare. Cambiano due volte allenatore, passando sotto la guida di Sergio Manente prima e Alfredo Foni poi, ma si piazzano ultimi e retrocedono in Serie B. Davvero non il migliore dei modi per iniziare una carriera, ma Zoff lavora sodo, lavora duro e non si arrende. Lui vuole giocare a calcio. A Udine però la sua posizione si fa difficoltosa. I tifosi, ancora indispettiti per le 5 pappine all'esordio, non gli perdonano più nulla e la squadra, demoralizzata, soffre anche in Serie B. Così nell'estate del 62 Zoff firma con il Mantova, che lo acquista per una cifra attorno ai 20 milioni di lire. A credere in lui è il tecnico Bonizzoni. Il portiere titolare è Attilio Santarelli, acquistato dal Bologna, ma un infortunio al ginocchio a inizio stagione lo induce a farsi da parte per lasciare il posto da titolare al giovane friulano, del quale per spirito di squadra e amicizia diventa una sorta di angelo custode, un po' mentore, un po' amico, un po' fratello maggiore, e avrà grandi meriti per la crescita di Dino. Per la serie nessuno può farcela da solo. 4 anni a Mantova scorrono in grande tranquillità e Dino diventa un portiere sempre più maturo. L'estremo difensore cresce accanto a campioni sul campo e nella vita come Gigi Simoni, Giannoni, Nicolè, Sormani e Schnellinger, disputando 3 stagioni in Serie A e 1 in Serie B. In questo periodo a Mantova conosce anche Anna Maria Passerini, la ragazza che diventerà sua moglie. Colleziona in campionato 131 presenze, subendo 111 gol. Però di tutte le partite giocate con i virgiliani ne passa alla storia una in particolare, ossia l'ultima, disputata il 1 giugno del 67 allo stadio Martelli, quell'1-0 con il quale a sorpresa battono, anche grazie alla sua grande prestazione, i neroazzurri di Elenio Herrera. La gara sarebbe stata indicata successivamente come quella che segnò il tramonto della grande Inter. È il grande protagonista del calciomercato del 67. Il talentuoso portiere è finalmente in rampa di lancio, sembra destinato a indossare la maglia del Milan e invece passa sorprendentemente al Napoli, diventando Mister 130 milioni, la cifra che il club partenopeo sborsa al Mantova per aggiudicarselo, più il cartellino di Claudio Bandoni.
No, Claudio Baglioni, non ho detto Claudio Bandoni, tac. Decisivo nell'operazione è Alberto Giovannini, direttore del quotidiano Il Roma, di proprietà di Achille Lauro. No, il cantante, l'armatore, tac. Presidente del club azzurro. Il giornalista, con la complicità dell'allenatore Bruno Pesaula, si spaccia per un dirigente e riesce a offrire 20 milioni in più rispetto all'ultima offerta presentata dai rossoneri. Zoff è quindi un nuovo giocatore del Napoli, nonostante sia sostanzialmente taciturno e riservato in una città che ama far festa, anzi in una festa che ama fare la città, il portiere friulano si ambienta bene e in 5 stagioni gioca 143 partite consecutive. Le sue prestazioni lo portano a diventare il miglior portiere italiano, assieme a Ricky Albertosi, il suo grande rivale. All'abilità nelle uscite di quest'ultimo, Zoff contrappone un innato senso della posizione, l'efficacia, la pulizia negli interventi e l'elevata concentrazione che riesce a mantenere per tutta la partita, nonché delle sempre più crescenti doti da leader. In un gruppo di grandi giocatori come Altafini, Sivori, Canè, Giuliano, Barison e Ottavio Bianchi, a Dino manca di fatto soltanto lo scudetto per la consacrazione definitiva e ci va vicino nel 67-68, quando i campani chiudono il campionato al secondo posto, dietro proprio al Milan. Nella stagione 70-71 stabilisce due record storici del Napoli. In 30 partite subisce appena 18 gol e mantiene la porta imbattuta nelle prime 6 giornate, 590 minuti senza gol. L'imbattibilità si chiude alla 7ª giornata con la rete del Jaguaro, la freccia nera interista, il brasiliano Jair. Poco dopo Zoff si infortuna al malleolo e deve star fuori per 7 giornate, rientrando soltanto alla penultima di campionato. Il suo saluto alla maglia del Napoli avviene nella finale di Coppa Italia il 5 luglio del 1972, che vede purtroppo per loro i partenopei sconfitti 2-0 dal Milan. Dunque si trasferisce alla Juventus. I bianconeri, che da ragazzino lo avevano scartato, ora desiderosi di ricostruire un ciclo, puntano sul friulano, ritenuto fondamentale nel loro progetto di rilancio. L'affare si chiude per 330 milioni di lire più il cartellino di Carmignani, che fa il viaggio inverso e si trasferisce nel capoluogo partenopeo. Zoff arriva in una squadra che ha preso da Napoli anche l'esperto José Altafini, in più Betteg, Causio, Pietro Anastasi e Capello, e ne diventa ben presto uno dei simboli. In 11 stagioni, tanto durerà la sua permanenza nel capoluogo sabaudo, costituirà con i colori bianconeri un binomio indissolubile. Al termine della prima stagione, nel 72-73, arriva subito lo scudetto. Negli anni ne vincerà altri 5. E poi dirà: c'erano Causio, Haller, Bettega. La velocità insieme alla fantasia, la classe mescolata al dinamismo. Dopo arrivò gente come Benetti e Boninsegna, che aumentò la forza fisica e l'esperienza del gruppo, ma quella prima Juve mi è rimasta nel cuore. Durante la sua permanenza a Torino nel 1974 nasce anche suo figlio Marco. Fra i compagni lega particolarmente con Gaetano Scirea, col quale costruirà una solida amicizia sia dentro che fuori il campo. Oltre ai campionati, nella sua lunga permanenza con la Juve, Zoff conquista due Coppe Italia e la Coppa UEFA nel 76-77. Primo trofeo continentale dei bianconeri vinto contro i baschi dell'Athletic di Bilbao. Meno fortunata per il leggendario portiere e la vecchia signora è, come sempre nella sua storia, l'esperienza in Coppa dei Campioni. Zoff esce infatti sconfitto in due finali, nel 73 contro l'Ajax di Cruyff, che quell'anno lo priverà anche del pallone d'oro, lasciandogli il secondo posto, a tanto così dalla possibilità di eguagliare Yashin, e 10 anni più tardi contro l'Hamburgo. Anche più bruciante perché i bianconeri arrivano al match decisivo imbattuti. La gara contro i tedeschi sarà l'ultima partita in carriera con un club di Dino Zoff, che dopo aver giocato consecutivamente 330 partite decide di lasciare le due finali di Coppa Italia al suo 12esimo, Luciano Bodini. Zoff ha stabilito diversi record che hanno contribuito al suo mito. La propria porta inviolata per 903 minuti, raggiunto e superato poi da 929 di Seba Rossi e successivamente dai 974 di Gigi Buffon. Un altro primato assoluto con la Juventus è rappresentato dai soli 14 gol presi in un'intera stagione. Le sue 570 presenze in Serie A lo hanno reso fino al 2005 il primatista assoluto nel massimo campionato, superato poi da Paolo Maldini. E come portiere questo record resisterà fino al 2006, quando a scavalcarlo sarà Gianluca Pagliuca. «Io ai record non ho mai badato granché», dice Dino. «Sono importanti solo perché fanno il bene della squadra. L'unico a cui tengo davvero è quello delle 330 partite consecutive nella Juve». In effetti, poverino, Bodoni non giocava mai. Zoff non si assentava neanche se stava per morire. Era uno stacanovista assoluto.
L'annuncio del ritiro arriva il 2 giugno del 1983, a 42 anni, con poche ma significative parole, come nel suo stile. Non posso parare anche l'età. La sua avventura con l'Italia inizia presto, nel 1963, con quella che rappresentava una sorta di primordiale rappresentativa under 21. Il portiere friulano fa infatti da dodicesimo a Dino Rado, in una squadra denominata Probabili Olimpici, che vince la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo di Napoli. Nel 74 fa parte quindi della rappresentativa olimpica, ma il divieto del CIO ai professionisti nel calcio gli impedisce di partecipare al torneo di Tokyo. Dopo tre presenze con le rappresentative giovanili, Zoff è convocato per la prima volta in nazionale maggiore durante le qualificazioni ad Euro 68. Il CT Valcareggi, dovendo fare i conti con gli infortuni di Albertosi e Vieri, per il ritorno dallo spareggio contro la Bulgaria a Napoli, chiama Zoff e Anzolin e dà fiducia all'allora portiere del Napoli, che così fa il suo esordio il 20 aprile del 68. Zoff gioca da titolare tutte le gare e si laurea così campione d'Europa il 10 giugno. È confermato anche nelle qualificazioni a Messico 70, ovviamente, ma per la fase finale del torneo il CT sceglie l'eterno rivale Albertosi, campione d'Italia quell'anno con il Cagliari. Dino vive quindi da dodicesimo la celeberrima e leggendaria partita del secolo, ossia la semifinale Italia-Germania 4-3 e la finalissima persa contro il Brasile di Pelé. Nel febbraio del 71 Zoff si riprende il posto nell'amichevole contro la Spagna e di fatto non lo lascerà più. Nel 72 gli azzurri falliscono l'accesso agli europei, complice anche proprio l'infortunio di Zoff, che dal 20 settembre di quell'anno, tuttavia, il portiere della Juventus inizia una incredibile striscia di imbattibilità che lo porterà a mantenere la porta inviolata per 1142 minuti, un primato assoluto a livello di nazionali. Il mondiale del 74, anno in cui diventa anche il capitano della selezione in Germania, si rivelerà tuttavia una grande delusione. È il 15 giugno, lo sconosciuto Sanon batte Zoff in Italia-Haiti. È il preludio a un torneo deludente per gli azzurri, che vengono eliminati al primo turno. Zoff partecipa da protagonista ad altri due mondiali, Argentina 78 e Spagna 82, dove a 40 anni diventa il più anziano di sempre a sollevare il trofeo. È il portiere italiano più vincente, nonché l'unico giocatore ad aver conquistato un europeo e un mondiale. Con le sue 112 partite, di cui 59 con la fascia da capitano sul braccio, il portiere resterà per 19 anni il leader di presenza in nazionale, venendo poi superato anche in questo caso dal solito eterno Paolo Maldini nel 2000. Con Berzot ho avuto un rapporto straordinario, dirà Zoff, intervistato dal giornalista Targia. Non è vero che parlavamo poco, e che parlava tanto lui. Era capace di star su fino alle 2 di notte. Era l'unico suo difetto. Per il resto era un comandante, stava davanti a prendere le pallonate e a difendere tutti. Aveva il coraggio di affrontare le cose con un'onestà feroce. È stato per me un secondo padre e mi ha aiutato molto. Dopo il ritiro, Zoff accetta inizialmente il ruolo di preparatore dei portieri della Juventus, allenando per una stagione il suo successore Tacconi e Bodini. Poi però si dimette. È un ruolo senza futuro, che mi va stretto, dichiara. La sua ambizione è quella di fare l'allenatore. Entra così nei quadri federali e diventa il CT dell'Italia Olimpica, che nell'88 si qualifica al torneo di Seul. Ma proprio nell'estate dell'88 è richiamato dalla Juventus per diventare l'allenatore della prima squadra. Ottiene due quarti posti in campionato e vince la Coppa Italia superando il Milan e la Coppa UEFA nel derby tutto italiano con la Fiorentina. Nella stagione 90-91 passa alla Lazio, che riporta nelle coppe europee chiudendo il quinto posto. Successivamente, durante l'era Cragnotti, ricopre la carica di dirigente e di presidente nel 97 e dopo l'esonero di Zeman il doppio è inedito incarico di presidente e allenatore. Nel luglio del 98, dopo i mondiali francesi, diventa il commissario tecnico della nazionale italiana e porta la squadra fino alla finale di Euro 2000, persa poi al Golden Goal contro la Francia. In quell'occasione riceve aspre critiche da Silvio Berlusconi per la mancata marcatura uomo di Zidane e al termine del torneo, impartendo una lezione di stile e dignità a tutto il panorama, decide di rassegnare le proprie dimissioni, commentando come sempre con poche parole. Ci sono state delle offese all'uomo e non ho sentito una difesa forte sull'argomento. Così ho capito l'andazzo e ho dato le dimissioni. L'ultima apparizione in panchina è datata 2004-2005. Zoff, subentrando a Sergio Buso, conduce la Fiorentina alla salvezza. Al termine della stagione si ritira definitivamente dal mondo del calcio, perplesso e disorientato da una sempre più pesante ed invadente presenza dei procuratori nel calcio, sia per i giocatori che per gli allenatori. Autentico mito del calcio, è stato incluso da Pelé nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori giocatori viventi e nella Hall of Fame del calcio italiano.
E questo era il BIOS su Dino Zoff. Memnone vi saluta, vi ringrazia, vi rimanda a domani con un prossimo video. Lasciateci un mi piace se vi è piaciuto. Commentate, mi raccomando, commentate. A noi fa sempre molto piacere e ci serve anche conoscere il vostro parere. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mi raccomando. E soprattutto vi chiediamo la cortesia di condividere i nostri video, perché ne abbiamo un gran bisogno. I love this game. Però prima vorrei dirvi questo. È il 90esimo, perdiamo 3-2. Punizione per noi. Decido di andare nell'area italiana, arriva il cross, vedo che il pallone viene verso di me, lo colpisco proprio bene, al centro della fronte, con forza, verso la porta avversaria. Per noi è gol, la torcida scatta in piedi, è fatta. Ma vedo gli italiani urlare e protestare, poi da terra riemerge il portiere col pallone in mano che urla no no, e l'arbitro gli dà ragione, non era gol. Lo ammetto, 5 centimetri più in là, solo 5, e avremmo pareggiato. E la nostra generazione avrebbe avuto una vita diversa. Invece fu sconfitta, non solo quel giorno, ma per sempre. 5 centimetri e tutto sarebbe cambiato. In Brasile, ancora oggi, siamo quelli che hanno perso. Queste le drammatiche parole di José Oscar Bernardi, per tutti semplicemente Oscar, terzino del mitico Brasile dell'82, che ricorda uno dei momenti più concitati della sfida. E il miracolo di Dino Zoff sul suo colpo di testa. Yes! I love this game!